Ma che cosa ha provato la sera della promozione in Serie A? È una cosa indescrivibile, una cosa meravigliosa. Ancora una, no, non ci credo ancora di quello che è successo. Io ho sofferto assai, perché a parte che non riuscivo a vederla in televisione, però c'era mia moglie col telefonino, me lo faceva vedere e io soffrivo insieme a come ho visto soffrire il presidente, come ho visto soffrire il figlio e Raffaele, il direttore sportivo. Per me è stata un'emozione molto alta. Ancora, cioè, quando io ti dicevo da quando è arrivata la pandemia, si doveva prendere a giocare, a fare. Se tu ben ti ricordi, io ti ho detto come si trovava la squadra, come che non paga le cose. E io ti ho detto, se noi riprendiamo come l'abbiamo lasciata, andiamo in A. Siamo noi la squadra che possiamo andare in A. Stiamo facendo il migliore gioco, il migliore cosa. Poi essendo che non li potevo vedere da vicino, l'emozione era ancora più forte e io ne soffrivo parecchio, perché il cuore mi batteva davvero a mille all'ora. Che avevo paura che non ce l'avessimo fatta. E poi mi hanno detto che ha buttato tanto sale dal balcone. E ho buttato sale alla televisione, sale fuori. Mi ha fatto, quando dell'ultima partita c'era mio nipote che è venuto a farmi compagnia. Mi ha fatto pure una foto fuori con tutte le bandiere. Il nipote quale? Vona o Livadotti? No, lui è fuori. Vona. Lui è pure a Ferrari. Mio nipote poteva andare da altre parti. Ha detto, no, vado a fare compagnia al nonno. Stare vicino, perché so che soffrirà senz'altro vedere il Crotone. Un nipote esemplare. Esatto. Ho dei grandi nipoti, sono favolosi tutti quanti. Ne sono orgoglioso. Io ti ho detto che se avessimo continuato come stavamo giocando, saremmo andati in A. Perché era l'unica squadra. Noi siamo andati in A proprio per il bel gioco che abbiamo fatto. E poi volevo dire un'altra cosa. Questo, prima volevo, non so, che glielo ho detto a mia figlia, che quando abbiamo giocato con il Pordenone, il presidente aveva compiuto 60 anni e gli ho detto di telefonare dagli auguri, poi non lo so, comunque trovo l'occasione per dargli gli auguri. E per quando quel Pordenone ha fatto 60 anni, vero? Sì. Gli auguri. Il 10 luglio è stato. E l'ho visto così bello
pimpante, bello fatto. Cioè, e come dire, abbiamo avuto dei presidenti grandissimi. Questo è stato pure grande, grande, grandissimo ancora. E abbiamo anche dei tifosi grandissimi. Abbiamo anche tifosi grandissimi, come Uzzurafemme. Questa è la cosa più bella che abbiamo. E peccato, quest'anno doveva essere un anno per lo spettacolo che dava la tifoseria. Purtroppo la pandemia ci ha privato di ogni cosa. Ma come le sta bene questa maglia? Lo so, l'ho visto che mi sta bene, mi sta benissimo questa maglia. Ne sono orgoglioso di portarla. In 2 anni noi siamo ritornati di nuovo a livello, diciamo, nell'Olimpo del calcio. All'Olimpo dello, siamo arrivati all'Olimpo dello Stato. E sai che l'anno prossimo gioco all'Olimpico. Sai che l'anno prossimo tu giochi all'Olimpico. Ale, 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 ale. E noi in 2 anni siamo riusciti, non è riuscita nessuno, quella che ha fatto il Crotone. Anzi, devo precisare una cosa. Che i Vrenna, anche sbagliando, hanno avuto sempre ragione. Cioè loro il Crotone ce l'hanno nel sangue. E non voglio fare ruffiani, però grazie a loro noi in 3 anni, in 4 anni facciamo 3 anni di Serie A con questo, 3 anni di Serie A. E la cosa più bella è stata quando c'è quello che ha avuto coraggio, più di tutti, e ci credeva. E il presidente Vrenna, quando quel giorno, l'anno scorso, non quest'anno, l'anno scorso, avevano contestato 5-6 persone per il fatto di stoppa. Che non era adatto al gioco di stop, quello non capisce niente, non fare. E ha avuto la sostanza di dare ascolto a pochi tifosi che contestavano. Abbiamo preso odd 10 partite, 2 punti. Ha avuto la forza, e quello è stato un valore aggiunto. E la forza, la volontà di prendere al top. Ci siamo salvati alla grande e il secondo anno abbiamo vinto il campionato. Questo è stato un capolavoro del presidente Vrenna, proprio un'opera d'arte. Ci tenevo a dirlo queste cose. Con il Livorno. Con il Livorno. Vedevo quando stavamo perdendo, ero un po' giù, però ho detto qui ci vuole una svolta, se no dovevamo aspettare ancora il Frosinone, fare quello. Aspettare il una via crucis. Eh? Una via crucis. Una via crucis. Invece ho visto il presidente con tutta la dirigenza che era entusiasta di quello che avevamo fatto. E il presidente l'ho visto bello, limpido. Che... E Pacioccone. Eh? E Pacioccone. Pacioccone. Il Pacioccone, sì. Sì.
e sono stato, hanno fatto davvero un capolavoro. E sono orgoglioso di loro. Vogliamo salutare i tifosi? Eh sì, la prima cosa dobbiamo salutare i tifosi. Mi dovete scusare, ma in quella movida ci volevo essere anch'io. Purtroppo la salute non me l'ha permesso. Abbiamo i tifosi migliori del mondo. La Curva Sud è una storia. È una storia a sé. E se, con la Curva Sud si ottiene tutto. Peccato che quest'anno non c'è stato. Ma noi eravamo presenti col cuore, con la mente, con tutto. E salutiamo Lillo. Eh? Salutiamo Lillo. Salutiamo Lillo, sì. Mi ha trovato l'altra volta. Mi ha detto che mi viene a trovare. E Lillo si preoccupa sempre di me. Si domanda, si fa. Mi tiene aggiornato. Ti vuole bene. Eh? Ti vuole bene? Sì, sì. Dovevo venire da ieri, che era domenica. Poi giustamente c'è la famiglia. E per finire, come si dice? Fino alla fine, forza Cretone. Ricordatevi sempre, cari. Fate io, se potesse camminare, fare. Cioè camminare posso camminare, ma cammino piano. Ti fate come ai giovani, come ho fatto io col Crotone, che il Crotone è bellezza, è speranza, è tutto. Ed è poesia. Eh? Ed è poesia. Ed è come? Poesia. È poesia, esatto. E tutto è mancato proprio questo il sostegno. Non so come abbiano fatto i giocatori senza tifosi. Abbraccio tutti quanti.